Di cosa stai chiacchierando lì? Di cosa stai chiacchierando e con chi? Con chi e di cosa stai chiacchierando? Che sento dei rumori di sottofondo. Allora, sto chiacchierando con uno dei più grandi formaggiari di Roma. Sì, ma non me ne frega niente. Tu non stai ascoltando quello che succede alla radio. Te ne stai sbattendo le palle. No, a proposito di palle, ma stavo discutendo sul fatto se il Roquefort sia migliore di un formaggio di capra. Comunque mi hai chiesto, ma chiedi al formaggiaio, perché... chiedi al formaggiaio se lui, se lui pensa che fare vedere le non mutande. Non so se vuoi parlare. No, può parlare questo Cruciani un attimo al telefono, vorrei chiedere una cosa. Vabbè, lui solo sui formaggi, quasi chiedi cose super sgarbe. Grazie. Passo un attimo così io intanto continuo a scegliere. Allora, in diretta in esclusiva a Zanzara, il signore dei formaggi del quartiere. Sì. Pronto? Buonasera, signor formaggiaio. Buonasera. Come sta? Buonasera. Come sta? Come sta? Bene, benissimo. Come benissimo. Vanno gli affari? Benissimo, a gonfie vele. Bene, a gonfie vele. A lei ha la crisi, a lei la crisi proprio non la tange proprio, gli fa una pippa la crisi, no, a lei. Anche due. Cioè, anche due, eccetto. Cioè, eccetto. Proprio non gliene frega niente, la gente continua a spendere in formaggi come, come no? E certo, bisogna saper colpire, perché poi da piccolo mio padre mi faceva vedere Robin Hood. Sì. Invece che Cappuccetto Rosso, quindi mi è servito molto questa lezione di... Cioè, perché l'è servita, scusi, in che senso? Perché Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, quindi mi è servito per il negozio di società di formaggi. Eh certo, giusto, giusto, giusto. Lei non sente la crisi, giusto? Non sente la crisi. No, ringraziando il cielo. Ma stiamo proprio alla grande, le stringo la mano, le stringo la mano e le faccio i complimenti. Quindi quando vuol passare a fare una degustazione il mio ospite... Assolutamente. Senta, signor formaggiaio della Balduina, credo, di che quartiere è? Prati. Prati. Senta un attimo, ma le piace il signor Sgarbi? Poco che conosco, un po' presuntuoso, un po' presuntuoso, presuntosetto, sì, un po' presuntuoso. Senta, ma se lei lo vede in slip, sì. Le fa schifo e si volta, immagino. No, non mi fa proprio niente, così una cosa neutra. Neutra. E se tira fuori qualcosa dallo slip, se ne va via. Se c'è avversione, uno magari pensa a rimanere, però c'è da dire... Ah, perché lei ha quel tipo di no? No, che ne sai, ho delle necessità che fa virtù. Ah, beh, lei è, come dire, a voile e a vapeur. Come si... È di qua del mare, si dice in genere. Esatto, sì, cioè, esatto, insomma, diciamo, lei è un po' bisex, diciamola tutta. Sì. No, non so bisex, però che ne so, tante volte se c'è qualche cosa di speciale che uno si ammazza che... Certo, perché no? Ma guardi, io mi tolgo il cappello davanti a questa botta di sincerità, devo dire la verità. Certo, assolutamente. Delle cose straordinarie che debbono, colpiscono l'attenzione, no? Assolutamente, diciamo, guardi, la conversazione con lei è stata molto istruttiva, caro formaggio. Che mi sono perso tutti questi anni, comincio a pensarci, no? Dicevo, avrò sbagliato a scegliere quell'altra strada, cominci a farte, magari non ti dai risposte giuste, però ti fai la domanda giusta, che è importante. 43 è un'ora anche, insomma, sì, giusta per bere. Sì, ma voglio dire che Gianni sta ascoltando la Come? Scusa, Parenzo? No, voglio dirti questo. Gianni, il grande Mr. Formage, sta ascoltando, si è messo auricolare sì. E sta ascoltando in diretta la Zanzara mentre sta affettando un ottimo pata negra. Ecco, beh, il pata negra è roba da ricchi, come peraltro sei tu, Parenzo. Dì la verità agli operai dell'Alcoa, Io vado, scusi un attimo Luca, Luca, stia calmo, Parenzo, ascoltami un secondo. Dì la verità, chiara e tonda, agli operai dell'Alcoa, voi state protestando senza lavoro. Io vado dal formaggiaio di Prati a Roma e mi taglio un pezzo di pata negra che costa 30 euro a letto. Dilla agli operai dell'Alcoa, raccontagliela questa cosa. Io penso che la tua stupidità non abbia limiti. Cioè, tu domani che compi 46 sei più coglione. 46, veramente, cioè, 47, 46. Cioè, sabato, la gente invecchia e matura e diventa intelligente. No, ma diglielo a quelli della... Ma glielo vuoi dire? Come il misterioso caso di Mr. Bob Benjamin Button. No, ma diglielo a quelli dell'Alcoa. Io ogni sera faccio... Quelli dell'Alcoa e mangio i formaggi. Bene, no, e mangio il pata negra e vado a comprare il pata negra a Prati, alla faccia vostra, diglielo. Sei intelligente alla radio del mio amico Squinzi, cioè stai dicendo una cosa intelligente che io compro i formaggi che protestano, cioè è una roba intelligente quella che stai dicendo? Fammi sentire Luca da Napoli sulla Camorra. Buonasera. Chi è? Sono il formaggiaio. Che è successo? Abbiamo anche venduto uno stronghino di culatello e un cadrifig di capra. A quanto? A quanto? A 60 euro al chilo, il cadrifig a molto molto di più. Beh, insomma, la gente continua a spendere. Sì, senta, sì, ma Parenzo sì. Cosa ha comprato? Quanto ha speso? Un centinaio di euro da lei? No, ancora devo fare il conto, poi glielo dico. Così, insomma, poi lo dica anche agli operai dell'Alcoa. Ma certo.
Va bene. Sa come si dice che panza piena non pensa a panza vuota? Ma io lo so bene, caro, ecco, caro formaggiaio. Come si chiama lei, Pietro? L'ha detto all'alcova, io mi chiamo Oreste. Oreste è il nome d'arte. Oreste, io ogni sera voglio fare un collegamento con lei. Ma io sono qui. Io grazie, grazie. Il formaggiaio di Prati, Oreste, esatto. 19:47. Parenzo? Ora glielo dico, ma ecco, non me lo passi un attimo, che abbiamo l'ospite, sa, insomma. Ti piace, questo? Sei contento adesso, no? Sì. Sei contento, no? 800 24 00 24. Hai pagato il conto del formaggiaio mitico Oreste? Adesso il conto di Oreste deve arrivare, non ti preoccupare, che con un'operazione glasnost, che in russo vuol dire trasparenza. Sì. Un'operazione di trasparenza, ti dirò quanto ho pagato questo asset di formaggi. Io lo riferisco direttamente. Ma non è un crimine. No, ma io lo voglio riferire ai signori amici dell'Alcoa, che tu. Ma cosa c'entra l'Alcoa? Che tu stuzzichi, cui tu lisci il pelo ogni giorno. Ho comprato oggi un asset di formaggi. Ma cosa c'entra? Adesso ti dirà quanto ho speso, perché per me non è un problema. Dico che tu purtroppo più invecchi, anziché maturare, dici stupidaggini. Però adesso ti passo Oreste, così te lo dice lui quanto ho speso. Ma non c'è problema, cioè voglio dire. No, infatti non c'è problema, non c'è problema. Quanto ha speso Oreste? Quello è anche tirchio un po', per cui. Quanto no, ha speso? No, non è tirchio. Se che sono fragico, che non sa che è esordio. Quanto ha speso Oreste? Ha speso 110 euro. Ma 110 fatto, euro dal anche, formaggiaio! Gli ho fatto anche lo sconto. Pure? Dunque ha fatto tutta... Io voglio chiedere una cosa, no? Ma se lei porta un formaggio straordinario francese... Sì. No? Quanto a spende? A quelli dell'Alcova. Dell'Alcova, è un'altra cosa. Dell'Alcova, lo capiscono. Che c'entra che non lo capiscono? Ho capito, ma lei non è che gli operai non lo capiscono, poi che ne sa lei? Io lo dico, io non lo capisco. Ma che ne sa lei che non lo capiscono? Io dico Oreste che Oreste, ho capito, adesso non faccia lo snob pure lei. Non è che gli operai sono persone comuni come tutti noi, Ma non lo capiscono. Comunque 110 euro. 110 euro. 110 euro, ma è curiosa questa cosa qui. Poi si indigna l'Alcoa, una vergogna. 110 euro. Il formaggiaio, il Patanegra l'ha comprato? No, non lo mangia. Non lo mangia il Patanegra. La Patanegra non la mangia. La Patanegra non la mangia. Non l'abbiamo.